ragazze, sorcine, seguaci, non so che è una setta, perché la sanno a memoria che manco le preghiere si sanno così. Manco Renato si è arrivato così. Devo dire che insomma anche questo conforta gli artisti, ma conforta anche i risultati che uno ottiene, perché queste canzoni di oggi secondo me hanno un solo difetto, che passano un pochino non lasciando quella sostanza che lasciarono invece quelli che si fanno cantare ancora oggi, che sono Bindi, Paolo, Endrigo, Tenco e tanti altri. Quindi secondo me l'artista che riesce a ottenere questa collaborazione, anche questo importante trasporto, no? Che la loro memoria, simbiosi, poi questa è una ricchezza patrimoniale pazzesca, questa memoria qui, patrimonio UNESCO, noi la è patrimonio, cioè, nel senso che loro da qui non escono, non proprio escono. Quando c'è Renato Zero, questo è patrimonio Zeroschi, patrimonio non esco, ma c'è Renato fregato, mannaggia, occhio che oggi qua ve la battete, perché pure Barbarossa no, era sotto le battute, non si può tenere botta Renato Zero, ragazzi, cioè non scherziamo, il maestro è il maestro, Renato quando sta in forma il maestro è il maestro. Senti, ci sono artisti che quando cantano hanno bisogno del gobbo, che c'è quello schermo elettronico dove si legge il testo, tutti sono, stai a posto, puoi smettere di cantare che continua. Ma io ho visto in un paio di occasioni che questa possibilità veniva sfruttata da alcuni artisti che lasciavano cantare loro e quest'altro facevano i pesci, no? Perché è certo che è comodo, però io addirittura talune volte li ho pregati di non assecondarmi con questo supporto, no? E li invitavo proprio a tacere quasi, perché volevo, perché non è facile, voi che gli arrivasse la mia interpretazione, perché ovviamente va detto questo, che se il pezzo è il triangolo, questo il coretto è d'obbligo, è il pane suo, certo. Se invece parliamo di brani un pochino più interpretativi, forse visto che noi impariamo poi quotidianamente, no, nell'esercizio delle nostre funzioni, Renato magari del 70 non è quello di oggi, perché ho imparato a cantare, signore, molto meglio, no? E quindi io ti sento sempre meglio, canti sempre meglio, la maturità di un artista. Però è bello donarlo, questa maturità, donarla al pubblico, capito? Quindi, ma loro l'hanno poi capito, ma anche in Zeroschi, in queste serate che abbiamo fatto sia a Taormina, al Teatro Greco, sia all'Arena di Verona, poi a Roma, al Foro Italico e anche al Barolo e al Teatro del Silenzio. Del silenzio di Andrea. Abbiamo ottenuto proprio questo, un risultato magnifico, perché il pubblico, lo vedrete nel film, io non ho mai visto, avevo i brividi quando stavamo montando e colorando la versione, quella cinematografica, io non avevo mai visto in uno spettacolo pop un risultato del genere, questo pubblico che era lì assorto e attento a tutto quello che avveniva, pur conoscendo eventualmente dei brani, però erano lì che ascoltavano, e devo dire grazie. Anche perché c'è una grande storia da seguire. Che Zeroschi fosse visto da molte persone. Com'è lo spot che volevi fare prima? Mi hai detto com'è? Una parola sola? Annateci. Torniamo subito dopo la pubblicità con Zeroschi. Dopo voglio vedere se sono ancora attivi con i coretti, voglio vedere. La voce di Jack Samoretti si porta in studio con Renato Zero, che sta presentando il film Zeroschi solo per amore, 2 ore e 20 di film tratte dallo spettacolo che è stato ripreso all'Arena di Verona, che bello, uno spettacolo, come dicevamo prima,
totalizzante, perché ci sono tutte le forme d'arte che hanno sempre in qualche modo caratterizzato l'espressione, la forza espressiva di Renato. Ti volevo chiedere, Renato, tu sei talmente un'icona in Italia che mi sembra che gli imitatori non resistano, cioè qualcuno ti deve sempre imitare. Panariello, vabbè, ormai è proprio una cosa storica, no? Ma la cosa ti infastidisce quando diventi così, diciamo, immagine, icona? Io già mi sopporto poco. Ma dai, non è vero. In questa dimensione, no? In più, quando vedo che ci sono a destra, a sinistra, in alto e in basso ci sono questi elementi che intendono in qualche modo mettere a repentaglio il mio equilibrio psicologico addirittura. Io vorrei andare da un analista, ammesso che ce ne sia uno capace di... Pensa che ci sono gli analisti che vogliono venire da te. No, questo ci sono analisti vestiti come te, esatto. Tu entri in studio e ne trovi l'analista. Guarda, voi dite una cosa che non mi sembra un paradosso, ma è vero. Io sai quanti ne ho salvati di questi analisti, perché tu sai che l'analista a sua volta va dal collega per scaricarsi, no? Certo. Poi dirà lo sciacquone. Invece se venissero da me e gli facessi sentire nel giardino che nessuno sa, RH negativo, ma tanti di quei pezzi dove c'è proprio questa forse da parte mia involontaria, questo trasmettere alla domanda non tanto la risposta, ma quanto l'urgenza di andarla a trovare la risposta. Quindi i miei brani forse sono stati un po' una sorta di sveglia per tanti che hanno attraverso i brani avuto questa intuizione e questo bisogno di guardarsi dentro di più, di affrontare se stessi in maniera più totale, più complessiva. Ora, a me Pannariello non è che abbia risolto la mia esistenza, perché io ancora nutro forti dubbi su quale sia Renato, però forse e quale sia il sosia. Però la migliore parodia è stata quella di Giorgio. Anche la più appassionata, la domanda però era quella più onesta, più pulita, più sincera. Ti trovi mai a imitare il personaggio che fa Panariello, cioè a fare l'imitazione di te stesso? Cioè che Panariello ti ha suggerito dei modi di dire, delle cose che alla fine non si pure. Forse mi ha limitato un po' nella gestualità, mi sono corretto anche sulle finali delle parole, mentre canto, capito? Di fare quelle cose lì. Non le faccio più, sto prendendo dei tranquillanti. Sei più sobrio. Però qui questi finali qua li voglio, il pubblico li vuole. Li ama. Questi eccessi li abbiamo sedati. Vedere ciò che non vedi. Sono partite. Sentire tu volere quell'inverno che ti fa male. Sta succedendo adesso a Radio 2 Social Club. E poi vederti ridere e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica. E poi silenzi. E poi silenzi. Silenzi. Renato Zero dal vivo con il coro degli angeli, con il coro.
dargli forza e consistenza. E poi lascia siano loro a prenderti, a portarti un'altra volta via da qui. Questa vita è ormai malata, lo sai, violata, intossicata adesso anche lei. Sotto questi cieli lividi, niente più carezze, brividi per noi. Ti andrebbe di cambiare il mondo con me, di riprovarci un'altra volta, io e te. Proprio come ieri noi, così incoscienti, curiosi ed intriganti, inconcludenti, mai. Giuro, la nostra immagine più vera dov'è? Questo folle anonimato, perché insopportabile l'idea di subire questa ignoranza che ci vuole tutti uguali a lei, non fa per noi. Era tutta un'altra storia, lo so, è un nemico la memoria, lo so. Annebbia gli uomini e il denaro certo non li sazierà. Ti andrebbe di fermare il tempo con me, di ritrovare insieme un senso, io e te. Una bicicletta, un fiume e tanto azzurro, qualcuno che ti aspetta e ti rispetta, c'è ancora la forza di un abbraccio, dimmi, ce l'hai. Spendere ogni sano slancio che avrai, si riparli di noi, di tutti i nostri limiti, magari a pezzi, ma con tanta dignità. Noi siamo ancora qua. Grazie Roschi, sopra l'amore ti andrebbe di cambiare il mondo. Renato Zero.